Un saluto a tutti ragazzi da Missi 91, siamo su The Walking Dead Mission e abbiamo appena salvato la vita a Sam. Spero di aver appena salvato la vita a Sam, perché se non l'ho fatto l'ho appena uccisa tra atroce dolore e sofferenze. Speriamo bene che si riprenda e che stia meglio. I can't lose her, I can't. The bleeding stopped. That's what matters. Io spero di non averla uccisa. Tell me. What happened? You appear out of nowhere with my daughter nearly bleeding to death? Beh, è vero, tua figlia si è presa una pallottola per me. That bullet was supposed to hit me. Got Sam instead. Quale mano tutta compenetrata? It should be you lying on this table. Beh, mi ha salvato la vita, quindi se l'ha fatto è perché ci tiene a me, quindi in teoria dovreste stare buoni e tenere anche voi a me. Dad! Dad? Cosa succede? Where is Greg? Oh, ops. Lui non si è preso una pallottola per me, se l'è presa per Sam. I'm so sorry. What? What do you mean? Greg didn't come back with them. No. No. Beh, lui si è preso una pallottola per sua sorella, quindi. Beh, credevo reagisse molto peggio. Da come diceva Sam, sembrava che avrebbe perso il controllo o qualcosa del genere. Invece sembra averlo preso circa bene. Forse perché ci sono i figli. Basta ste visioni. Ste dannate visioni. Mamma mia, sono potenti ste visioni. Cioè, lei perde proprio il contatto con la realtà, si va a rinchiudere in questi suoi ricordi, forse. Si estranea proprio da tutto quello che c'è intorno a lei. You girls in here? Il nome del cacchio è Elodie. E l'altra si chiama Colette. Vabbè, Colette, ok. Colette. Elodie. Oh no. Spero non sia un qualche ragazzino che ci ha messo un piede e se lo sta trascinando perché è morto. Beh, da un certo punto di vista sono contenta che facciano vedere cos'è successo alla famiglia di Michonne perché, che sappia io, non sono aggiornata sugli ultimi fumetti. Seguo la serie televisiva ma i fumetti un po' meno. Ma che sappia io non hanno mai trattata questa cosa. Non si sa cosa sia successo alle sue figlie. Ma devo seguire. Pensavo di dover seguire il colore, sinceramente, però non lo vedo più. Erano piccoline. Beh, l'avevamo visto anche dalle sue visioni che erano piccoline comunque. Avevano delle facce un pelino più inquietanti di quelle che ci sono lì, ma che erano piccoline, lo avevamo già visto. Io non so cosa sto seguendo di preciso, cioè. Io seguo, ma non so cosa. Questo sangue potrebbe essere. Però no, gli erranti che abbiamo combattuto noi. Ma sono entrati con noi o. Sì, sono entrati con noi, se non mi ricordo male. Capito, ma
Prendo cosa prendo? Ah. Vediamo un po'. Hi, you've reached Michonne. Please leave a message. È suo telefono. Hey, they're right. How did I miss that? God damn it. Ma tra l'altro, se hanno chiamato lei non è suonato il telefono in questo momento, quindi dove diavolo ce l'ha il telefono? Cioè, come ha fatto a perderlo? Se ha perso il telefono per forza non l'ha sentito. Io adesso però... perché le frecce vanno dove vogliono loro? Io adesso però vorrei seguire il colore... ah, il colore finisce... no, aspettate. Ok. Ma... ok, io volevo seguire queste. Tra l'altro sono piedini molto piccoli. Ma qua non ce n'è più. Qua non posso andare. Questi non sono piedini. Queste sono forchettine. Porca miseria. Esaminiamo il trolley. Non so che altro fare, ragazzi. Perché i cadaveri non mi sembra il caso. Cioè, non ha senso esaminare i cadaveri. Spero non si siano chiuse nel trolley. Ma dubito, cioè, non ci starebbe neanche un neonato in questo trolley. Quindi non credo. Infatti, non aveva senso. Però se non ci sono... dove sono? Che quanta tensione per... oh! Quanta tensione per un telefono che suona. No, no. Rispondo al telefono. Hello? Oh, thank God. Michonne, it's Donna. Chi è? Donna? I've been trying to get a hold of their dad. Are the girls with you? Ah. I don't know where they are. No one's answering. Half the lines are disconnected. I've been looking for them. Me too. God, I hope they're okay. I talked to Dominic earlier, but there was screaming. Christ, it was horrible. I don't know if it was him or who, but God, Michonne, he sounded so scared. Giusto, il marito di Michonne. Dov'è? I couldn't stand it. Poor things, they must be terrified. Donna, where was he taking the girls? Here, to my place, outside the city. Thought it'd be safer, but they should have been here hours ago. We have to find them. They could be anywhere. And if we can't get a hold of them, I don't... I'm gonna keep searching here. Hey, what are you... No, please, please, don't... Donna, Donna, get out of there now! Secondo me è già morta la signorina Donna. Who's Donna? Allora, signorina, io ho il cervello un po' fottuto in questo momento, quindi se mi lascia stare io poi mi riprendo. Ci vuole solo un po', ma poi mi riprendo. Did you say Donna? You okay? Just thinking about someone I once knew. It's okay. I do that too. Ok, quindi tra pazzi ci capiamo bene, ok. John, he went to talk to the kids, make sure they're all right. Ma tu chi While sei? I watched over you. Che so io aveva Sorry due fratelli, ma lei chi John è? John isn't big on people he doesn't know. Are the kids holding up? I don't know. Can't be good. Their brother's dead, sister's shot. I mean, fuck, right? Tu non ti fidi di me, vero? So, yeah, this is where I apologize for almost shooting. Ah, okay. Emphasis on almost. I was just worried. Doesn't matter now. No, I guess not. If it makes you feel any better, I'm not a great shot.
Quindi, cercando di non spararmi, avresti potuto uccidermi, ottimo. That patch of dirt, his mom's buried there. Loro madre, quindi lei non è... Ok, chi sei tu però? Me lo dici? Not in the head. Something with her heart. Poverino, lui è piccolino. She couldn't handle it, I guess. I never understood that. I tried the same thing. But I couldn't do it. I've thought about it. How could you not? Beh, è vero, all'inizio del gioco stavamo per spararci, quindi... Bad shot. Ah, quindi ti sei lisciata la testa? Ok, fantastico. Spero non abbia mancato la sua stessa testa, perché sarebbe ridicolo. Un'altra che si aggiunge al club delle visioni. No. Sì, vai. No. I'm here, Sam. Hey, don't move, okay? Don't move. Sam, no. Mission, we have to help him. È morto. You're too weak. Let me up. Just stay down, Sam. I need to help him. Sam, Greg is dead. No, Greg. Sam. I know John can make a strong first impression, but he's what's keeping this entire family from being buried out there. You gotta fight like hell for what you care about, right? Yeah. Something that makes all this shit worth it. Yeah. Fight until the day you die. Ce l'ha insegnato Pete, no? Non arrendersi mai. You'd be crazy to stay here, John. This woman Norma will... There's no decision to be made on this. I need a word with you. In private. Okay. Ma proprio fuori all'acqua dobbiamo parlare, non hai uno studio, una stanza privata, no? Fuori sotto l'acqua, va bene? E infatti, tutto il posto che c'è, ok. C'è una casa enorme e mi fa parlare qua fuori. Do you have children? A son? No, I don't. Lo so, avrei empatizzato di più se gli avessi parlato delle mie figlie morte, ma Michonne è riservata. Non va in giro a dire le sue cose al primo che incontra. It snowed the day my wife died. Her heart gave out. Sam found her. She passed in her sleep. Non è proprio quello che ci hanno detto, però non andiamo a insistere se non ce lo vuol dire. Va bene così. The snow, it covered her grave. Erased it. Like she'd never been there at all. Sam never really mentioned her. I imagine not. After finding her like that. But Sam stepped up after that. Risked her life to bring us food. E infatti, come sospettavo, non è una cattiva persona, lo ha fatto per la famiglia, per cercare di portarli avanti anche loro, per farli sopravvivere. But we're falling apart, piece by piece. And now that Sam's hurt, and Greg's...
I could really use your help. Your friend Pete told me all about Norma, about what happened. If she finds us, we wouldn't stand a chance. But you seem like someone who can hold their own. Se ti dimostri collaborativo. Sam said you could help me. If you do that, I'll give you guys a hand. Anything. Okay. Whatever you need. Children shouldn't have to see this. Già. Greg never turned into one of these things, did he? Or those? Beh, non c'è bisogno che soffra più di quello che già sta facendo. No, he was Greg until the end. Thank God. Già. Ma sei sicuro che sia una buona idea lanciarlo da sopra noi? Volete chiudere quel cancello? Non è una buona idea, sapete, gli erranti. I'm sorry. I'm trying to keep it together. But you have no idea what it's like to lose a child. Beh, in realtà ce l'ho. I gave everything for that boy. Everything. And now he's gone. Ma vogliamo chiudere? Everyone's lost someone. You're lucky this is the first time. Lucky? How can you think that losing my son... Oh... Peekaboo. Come peekaboo? Ma prima di tutto un cretino perché ha aperto il tutto. Secondariamente, poveri bambini hanno appena perso un fratello. Dai! Sono solo in tre, possiamo fermarli. Forza. Dobbiamo fermarli. Non posso permettere che muoia altra gente qua dentro. Stai lì. No. Tieni Sam al sicuro e i ragazzini al sicuro. Qui ci pensiamo noi. Voglio la katana. Now. Attacca, posso... I'll take the one near the guard. Ok. Sta diventando tutto rosso, non sapevo che diavolo fare. Ok, zitti zitti. Ok. Oh. Ok, pensavo stesse per farmi un calcio ninja, tipo. Non ti azzardare a sparare questo razzo, attirerai l'attenzione dell'inferno. Ok. Questa è nuova. Oddio! Oh no! Ok. Vai, 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 corri! Corri, Mission! Corri! Ah, ottimo. Grandioso. No, siamo in tre, porca miseria, riusciremo a fermarlo. Maledetto schifosissimo essere. Te le prendi tutte, te le prendi. Te le prendi tutte. Aia, anch'io. Aia, aia. Michonne, fai qualcosa? Perfetto. Mamma mia, ma cos'è Highlander questo tizio? Cioè, con tutte le botte che ha preso, io sto male perché ho preso due cazzotti. Lui... Ah! È immortale. Affanculo. Schifoso. Maledetto. Abbiamo finito? Credo sia andato, sai? Cioè, perlomeno è inoffensivo ora. Ok. Il mio braccio, che schifo. Ma che schifo! No, no, che schifo! Devo per forza? Ah! Ok, lui mi ha rotto un braccio, ma che schifo! You all right? Not dead yet. You? Insomma, un braccio un po' spacco. Ora facciamo crack crack e lo sistemiamo.
Ah! Ok. Grazie. Io, se fossi in te, mi son toglierei il fucile da in mano alla tipa, perché con la mira che ha cerca di sparare lui e ammazza noi tutti e due con un colpo solo. Oh, you must be pretty proud of yourself, huh? Caught yourself a golden goose. You think I'm shitting any eggs? Forget it. I'm asking the questions here. Say now. Won't this be fun? That's up to you. How'd you find the house? You know, I probably never would have. Except you left a trail of walker parts right to the front door. Like some fucked up fairy tale. Randall? Randall, are you getting this? You, wanna get that for me? We heard gunshots. If you don't check in, I'm sending everyone in that direction. Shit. She sounds pissed. Randall, pick up, goddammit. You gonna answer? Talk to her, Michonne. Don't make the same mistake. È rischioso, lo so. Randall needs to check in. È molto rischioso, potrebbe dargli qualsiasi tipo di segnale, però se gli rispondo io è peggio. So, Miss Shone, what do you want me to say to her? On account of me hoping to avoid more broken fingers, your wish is my command. Say something stupid and you'll regret it. You sound just like my daddy. He was a mean son of a bitch. His belt was even meaner. So I learned not to cross his path twice. I play along. Non mi fido neanche un po' di te. Hey, Norma. Randall, are you all right? Yeah, I'm all right. I thought something had happened. Hey! Ho sbagliato. I wasn't finished yet. I was doing what you said, Michonne. You said all you needed to. Nice try. Ho sbagliato, ho lasciato il tasto perché è cambiata l'icona. Randall? I lost you. I have your brother. Michonne? Sto sbagliando tutto, avrei dovuto lasciarlo finire di parlare. Sicuramente gli avrebbe dato qualche tipo di segnale. Beh, tutto sommato sta bene. Good girl. Be reasonable, Michonne. That's all I ask. We'll be there soon. Rispondile. This alone time. You and me together. It's been real nice. But that all ends when my sister gets here. I'm gonna take that wrench and break your skull. Then Sam's and yours. Oh, guarda, ti sfido a farlo, soprattutto con la mia. Last but not least, those kitties too. I saw their little heads in the window. Kids, you know, their skulls don't break so much as kind of melt. I'm not letting you hurt anyone. Well, not until Norma gets here and I skip bare ass free out the front gate. And that will happen. Non so come gestire tutta sta cosa. Well, hey now, don't you two look like your daddy? Back when he still had a face. What? Yeah. Got a big hole there now. Sean, is that true? Yeah, sì. Please tell me he's fucking with us. Sam, I'm sorry. No.
guardalo come si diverte. Maledetto. James! Pippi killed my dad. Then why isn't this son of a bitch dead? First good question asked all night. Michonne's just been fumbling around like a bear cub fucking a football. Randall has more value if he's alive. Gives us something to bargain with when Norma gets Listen here. Listen to me. That won't work. Ha ragione. They only bargain with bullets. È così. Però non so neanche io come gestire questa situazione, porca miseria. You need to kill him or I will. Sam, wait. No matter what I say, you're just gonna do whatever you want anyway. I know you've already made up your mind. No, in realtà no, non so cosa fare. Cioè lui si merita tutto il male del mondo, ma non so cosa diavolo fare. Credo che qualunque cosa mi porti alla risposta sbagliata. Sì, ma se non lo faccio lo farà la ragazzina, sicuro. Esatto, anche questo è vero. Quindi sono già due motivi per ucciderti contro uno per salvarti. Bene. And you'd like killing me, wouldn't you? Just tell old Randall the truth. I got thick skin. Hai ragione. You won't hurt my feelings. You're right about that. Feels good to get that out in the open, don't it? Cioè, te lo meriti più che altro. Maybe you think you can rise above all that. But there ain't no heaven up there, honey. And there ain't no hell down below. There's only this shit every day until you die. And you know what's the fucking kicker? You get up and keep walking. Now that is some biblical shit, ain't it? There's still a chance we can make things better. Don't tell me you still believe that lie, Michonne. Mamma mia, sono combattutissima, ragazzi, non so che diavolo fare. Qualsiasi cosa farò sarà sbagliata, inutile. This is the world your kids are dying in, Michonne. Beh, tu te le cerchi però, eh. Oh, ok. Or dying. Or are in that fucking purgatory. Shut up. Don't talk about that. Either way, they're suffering. And mommy isn't there. We all have our demons, honey. Some are on the inside. Some are sitting right in front of us. Porca miseria, ragazzi. What kind of a mother brings a child into this mess of a world? Sei un bastardo, porca miseria. Che schifo. Me ne pentirò, ma me ne sarei pentita comunque. Io spero di aver fatto la scelta giusta. Qui purtroppo c'è troppa roba che può andare male. Se io l'avessi lasciato in vita e Sam fosse venuta ad ucciderlo, magari non ce l'avrebbe fatta perché è ferita. Lui avrebbe potuto liberarsi in qualche modo. In quel caso sarebbe stato anche peggio, perché è una persona vendicativa, questo l'abbiamo visto. È molto cattivo, non ha scrupoli. Si sarebbe vendicato. D'altra parte ora l'ho ucciso e c'è sua sorella che sarà sicuramente vendicativa quanto lui. È tutto un casino, ragazzi. Era rischioso tenerlo qui come è rischioso averlo ucciso. Non so se ha fatto la scelta giusta. È già finito? Ok. I spent a lot of time in low, low places. Where you only have your thoughts for company. And those can be mean. Nasty. You want to believe all lives and all deaths have a purpose. Believe me, they don't. It's true. Things always fall apart. But we're the ones who bring them down. Thank you.
52, ma do, vedo che molta gente è stata combattuta sull'uccidere Randall o meno, e vedo che il 52%, poco di più, hanno ucciso. Per il resto abbiamo ancora fatto comunque tutte le scelte come gli altri giocatori, a parte quello lì del dire del suicidio, che secondo me è la cosa che ha meno impatto su tutto. Per il resto, io non so cosa aspettarmi, ragazzi. Per il resto io non so cosa diavolo aspettarmi. Spero di non aver fatto la scelta sbagliata. Ditemi voi cosa ne pensate. Forse aveste deciso di lasciare Randall in vita, forse ve la sareste giocati in modo un po' più tranquillo. Ma quando si è messo a parlare delle figlie di Michonne ha dato fastidio anche a me. Quindi ho pensato a Michonne, cosa avrebbe potuto provare in quel momento. Se l'è cercata, ha ucciso il fratello della ragazza, di Sam, ha ucciso Greg, ha ucciso il padre, cioè ha fatto veramente tante cose brutte, ci ha trattato male, era una persona orribile, non ha ucciso una buona persona. Però comunque poi ci sarà anche Norma, e questo è il problema. Arriverà Norma e si aspetterà di trovare suo fratello integro, e invece ha un buco in testa. Spero che questo non mandi tutto nei casini, ma ovviamente lo manderà. E secondo me anche l'altra scelta non avrebbe portato a soluzioni migliori, anzi, temo che Sam, appena io mi sarei distratta, avrebbe fatto qualcosa di stupido. E questo non deve farlo al momento, perché lei è ferita, non sta bene, non deve fare stupidaggini. Comunque, come sempre, lasciatemi un commento sotto con le vostre idee, un like al video ed iscrivetevi al canale se non l'avete già fatto. Io vi auguro una buona giornata. Un saluto a tutti.